Ora svolgiamo gli stessi identici calcoli che abbiamo svolto per l'esperimento di Young, l'interferenza da due fenditure, per trovare dove si formano i minimi. Stavolta ricordiamo che nell'esperimento di Fraunhofer sono i minimi e non i massimi di luce, quindi per calcolare la posizione di questi minimi sullo schermo posto a grande distanza. I calcoli sono perfettamente identici perché la situazione geometrica è la stessa. L'unica cosa che cambia è che non c'è più una barriera qua tra le due fenditure, ma quella barriera è stata rimossa e c'è tutta una fenditura aperta che si estende da A fino a B. Però al di là di questo la configurazione geometrica è perfettamente identica. Abbiamo Xn che è la posizione dei minimi luminosi. Qui ho ripreso il disegno e i calcoli dell'interferenza di Young. Però adesso noi dobbiamo immaginare di sostituire a questi pallini luminosi i minimi, cioè le fasce scure del pattern di diffrazione. D è la distanza tra la fenditura e lo schermo, che è posto a grandissima distanza, e alfa n sono gli angoli, alfa 1, alfa 2, alfa 3, che corrispondono a questi minimi x1, x2, x3 e così via. La formula finale che si ottiene per la posizione dei minimi luminosi è identica a quella di Young, con una sola differenza, che l'indice n non parte da 0 ma parte da 1. Questo perché abbiamo visto che all'angolo alfa uguale a 0, quindi quando n è 0, non si ha un minimo, ma al centro della figura di diffrazione c'è un massimo luminoso. Naturalmente questa formula rimane un'ottima approssimazione soltanto quando la lunghezza d'onda della luce laser è molto minore dell'ampiezza della fenditura, cosa che abbiamo visto essere vera perché siamo almeno più o meno a un centesimo il rapporto tra lambda e d. Naturalmente questo disegno, che era quello di Young, va immaginato adesso senza questa barriera intermedia, con tutta la fenditura aperta quindi.